Sì, è dura, lo era anche prima. Oggi ci abbiamo così, era una partita che voleva darci anche un po' la svolta. E invece poi ci stiamo dimostrando purtroppo nei momenti proprio cruciali anche della partita di essere è bastato magari prendere, sbagliare quel rigore che ci avrebbe portato e poi ci siamo. Questa è purtroppo la nostra debolezza. E poi niente, ragazzi, è un momentone che sta diventando quasi un tormentone, però nel calcio le cose si possono sempre comunque risollevare, ne sono pieni anche gli annali, anche nella mia esperienza l'ho pure vissuti questi momenti e bisogna chinare il capo, cospargersi il capo di cenere e intanto chiedere scusa a tutti, ma proprio a tutti, alla società, ai tifosi, mi hanno come dire commosso a sentirli dire non molliamo, non molliamo, alla fine di un'ennesima sconfitta. Bisogna cambiare registro, insomma, bisogna cambiare anche marcia, bisogna ravvedersi un po' e fare ancora più quadrato e poi allenarsi sempre con un sempre maggiore impegno, tutto qua. E poi, come dicevano i tifosi, alla fine partita non bisogna mollare. Noi non molleremo nella maniera più assoluta, però martedì bisognerà ricominciare con grande forza e con grande energia. Era ed è uno scontro salvezza, siamo ancora lì in classifica, è chiaro che una vittoria fuori casa, uno scontro diretto è fondamentale per il proseguo del campionato, ma ripeto, non possiamo pensare, non possiamo fare l'errore di pensare che una vittoria abbia risolto i problemi. Sicuramente non faremo questi errori, sicuramente i ragazzi non lo faranno. Saremmo dei presuntuosi, io sarei un presuntuoso a pensare di aver risolto già quelli che erano i problemi di questa squadra.